C'è qualcuno? Il museo è chiuso. E voi chi siete? Il museo è chiuso a quest'ora. È un locale, un primitivo. Resettalo. Ehi, che cosa fai? Ci sono le telecamere qui, riprendono tutto. Il consiglio lo diceva che in quest'epoca erano ribelli. Dammi, lo resetto io. Aspetta. Magari ci può servire. Ehi, io sono qui, eh. Cos'è questo posto? Dove siamo? Come che cos'è questo posto? È un museo. Sembra strano. Certo, prima era un castello, ma voi non potete stare qui. E non si possono nemmeno fare le fotografie. Fatti da parte, primitivo. Questo è Ziggy 39, è un supercomputer. A me sembra un cellulare. Sì, è camuffato da cellulare per adattarsi ai vostri tempi. Dici di questo posto. E che vi devo dire? Ci sono le prigioni. Sì, le prigioni. Ma il museo ora è chiuso. Facci strada. Ecco, queste sono le prigioni. Comunque io dovrei andare. E dovreste anche fare il biglietto. Ah! Calmi, è un ologramma. Siamo creati con i grandi operati. E appartengo ad una famiglia originaria di Milano. Vecchia tecnologia. Guarda che è nuovissima. Senti, mancano 7 minuti prima del raggio di ritorno. Diciamogli tutto, così facciamo prima. Non possiamo lasciare delle informazioni su di noi. Vabbè, lo resetto io, eh. Ehi, ma voi avete qualche problema di relazioni? Io sono qui, non sono sordo. Diglielo tu. Io sono Zlotan 49. Lei è Alexaia 96. Numeri? Più funzionali dei cognomi. Ah. Siamo cavalieri del tempo e siamo qui per trovare la soluzione. La soluzione di che? Il nostro tempo è in crisi, la società è al collasso. Ziggy 102 ci ha mandato... Siamo in area 39. Ziggy 102 è il supercomputer e non interrompermi. Ok. Ziggy 102 ci ha mandato qui. Ha indicato questo posto e quest'epoca come la radice per la soluzione. Ed io cosa dovrei fare? Il castello è tuo. Ci sono solo il custode. Ma lo conosci bene, no? Questa è la ricostruzione di come appariva un tempo il salone. Ragazzi, 5 minuti, eh? Interessante. Ce l'ho. Questo illustra il sistema giudiziario. Andiamo. E qui si espletavano le sentenze. Forte. Ce l'hai? Ce l'ho. Questo invece è il percorso che piace di più ai bambini. Fantastico. Andiamo. Aspetta, devo finire. Andiamo. No! Poiché sei italiano, la carica dell'Italia. E infine, questo è l'inferno. Era una tomba etrusca scavata interamente nella roccia. E poi venne trasformata in una cella di isolamento. Ehi! Oh ragazzi! Sentite! Ci siamo divertiti con questa storia del futuro, ma ora devo chiudere, davvero. Noi veniamo dal futuro. Ma dai, avete abiti normali. Camuffamenti. Anche quelli? Che cos'hanno i miei capelli? I
I tuoi parametri dicono che sei in tensione. Ora basta. Dovevo aver già chiuso mezz'ora fa. E poi devo chiamare anche un'amica. Un'amica? Sì, più o meno. 49, vieni a vedere! Dopo ne parliamo, eh? Esamina questa carta, abbiamo meno di un minuto. Ormai abbiamo fallito. Noi non falliamo mai. Ti interessa quella carta? Narraci. La fece redigere Pietro Leopoldo. È il tipo raffigurato là fuori. È uno che amministrò la Toscana 300 anni fa. 40 secondi. Continua. Che vi dico? Fece due cose grandiose per il tempo. Primo, scelse solo funzionari professionisti del settore e non più amici nobili. Interessante, poi? Ed è cieco. Taglia! Ok. Secondo, fece redigere questa carta per aver piena consapevolezza dei territori che governava. Sapete? È importante aver consapevolezza di chi siamo, del nostro passato. Questo castello è una sorta di memoria storica di tutto. Uno viene qui ed è come se riconquistasse consapevolezza del passato. È quello che abbiamo perso noi. Già. Lo sapevo che eri un grande. 49, dobbiamo andare. E diremo al consiglio di cancellare dal server dei selfie le foto dei gattini. E verranno sostituite con la memoria storica che abbiamo recuperato oggi. Andrà bene! Con i poteri conferitomi dal Gran Consiglio, ti nomino Cavaliere del Tempo. Che? 8 secondi! E comunque sono blu naturali. Cos'è successo? Te l'ho detto che veniamo dal futuro, no? E mi raccomando, quella ragazza, stavolta chiamala davvero. Ma e se mi dice di no? Hai appena salvato il futuro. Hai ancora paura di fallire? E butta via quel golfino.